signori consiglieri, signori assessori, cittadini in aula e da casa, assistiamo questa mattina all'ennesima assurdità istituzionale e politica perpetrata dal codesta Presidenza del Consiglio nei riguardi del sindaco dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità dei cittadini che vede impiegate risorse pubbliche per lo svolgimento di attività che sembrano rispondere più a capricci personali e scaramucce di parte che ad oggettivate motivazioni di ordine civico e collettivo. Lei, Presidente, in spregio alle minime consuetudini istituzionali e politiche, attesa la volontà di questa amministrazione di voler sospendere l'attività dei consigli comunali per tutto il periodo elettorale, al fine di consentire un sereno svolgimento della campagna elettorale nel rispetto dei valori della par condicio, ha convocato addirittura un consiglio comunale monotematico. Non solo, anzi, la sua personale ed arbitraria convocazione sulla base di un'interpellanza sottoscritta da appena, mi sembra, 4 consiglieri comunali, uno dei quali oltretutto candidato nelle liste nazionali che si voteranno il prossimo 25 settembre, appare ancora più inqualificabile allorché si consideri che la materia in oggetto del presente consiglio è ancora in una fase meramente procedurale di gestione, pertanto di valutazione espressamente tecnica e non già politica. Si aggiunge poi che a tutto ciò sono in attesa di definizioni di interrogazioni di ordine del giorno risalenti nel tempo, innanzi alle quali non si riesce a comprendere l'urgenza e la preminenza invece data addirittura in forma monotematica all'argomento odierno. Assistiamo dunque, Presidente, al suo ennesimo eclatante ed inammissibile atteggiamento tutt'altro di garanzie di imparzialità amministrativa, come invece dovrebbe essere proprio della sua funzione. Lei che già diversi mesi fa con un pubblico manifesto e senza alcuna contezza normativa di quanto vi era contenuto, ha cercato di screditare e gettare nel caos l'attività di questa assisi, legittimando, cosa mai vista in assoluto, la presenza in quest'aula di cittadini a quali si sarebbe voluto concedere di poter intervenire nel corso della seduta consiliare. E per tutto quanto anzi espresso, che non intendo in alcun modo né sottopormi né assecondare l'inutilità di questa passerella mediatica, e invito tutti i consiglieri presenti ad uscire dall'aula consiliare, riservandomi tuttavia la facoltà di operare le opportune valutazioni sulla sua manifesta imparzialità, favorendo la formulazione di tutti gli atti e le azioni tese al ripristino di un opportuno equilibrio. È scontro in aula questa mattina durante il Consiglio Comunale a Palazzo Baronale tra il Presidente del Consiglio Gaetano Frullio e il Sindaco Giovanni Palomba, sotto accusa la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico per discutere delle procedure del concorso per 25 assunzioni del personale. Un'interpellanza sottoscritta, come dichiarato da Palomba, solo da 4 consiglieri comunali, uno di questi candidato alle prossime elezioni del 25 settembre. Una passerella mediatica, così l'ha definita il Sindaco, che ha invitato tutti ad uscire dall'aula. Non è mancata alla fine la replica del Presidente Frullio. Si è detto che la consigliera Liguoro avrebbe sottoscritto questa interpellanza, assolutamente falso. Per quanto riguarda invece la prassi, probabilmente la prassi è quella che sta appesantendo tutte le amministrazioni, la nostra in primis. Facciamo bene a cercare di variare e trovare altre vie per poter avere un'amministrazione che sia sicuramente migliore di quelle che abbiamo vissuto fino adesso, ancora oggi. Poi mi riservo al sindaco di rispondergli per iscritto rispetto a questo, perché non penso che interessi. D'altra parte è palese in questo momento che ancora una volta si è trovato un sottofugio per poter abbandonare e non discutere un argomento così importante, che io ho ritenuto essere così importante, perché ricordo che l'articolo 42 del TUEL al primo comma parla di indirizzo e controllo della politica su quello che accade. Oggi stiamo serenamente valutando quello che stava accadendo, serenamente per quanto riguarda coloro i quali hanno proposto delle riflessioni che poi, leggendo i giornali, solo leggendo i giornali, sembrerebbero essere assolutamente fondate. Poi vedremo che cosa riuscirà a mettere in campo l'amministrazione, lo vedremo. Intanto mi dolgo comunque anche che lei abbia aderito a quello che ho sentito al sindaco, che veramente non ha né capo né coda. Comunque, in tutti i casi, signori miei, ad oggi abbiamo un consesso che è realizzato di 4 consiglieri comunali con il sindaco, con il presidente del consiglio siamo in 5, pertanto è palesemente venuto meno il numero legale. Dobbiamo per forza dichiarare chiusi i lavori e questa è l'attenzione che abbiamo dato a un argomento così sensibile rispetto a quello che era oggi portato all'attenzione dell'assise. Ma ognuno fa i conti con le proprie scelte.